Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all'interno di una gioielleria, non esitava, unitamente ad un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione di due clienti presenti, replicava efficacemente con l'arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo. Il pronto intervento di altri militari consentiva l'immediato arresto dei due rapinatori rimasti feriti, mentre altri 8 correi venivano catturati nel corso delle successive e tempestive investigazioni. Presenza di straordinaria importanza ieri 28 luglio a Capaccio Pestum. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale Tullio Del Sette, ha inaugurato presso il Museo Archeologico una targa dedicata alla memoria di Tiziano Della Ratta, il carabiniere ucciso il 27 aprile del 2013 nel corso di un conflitto a fuoco con malviventi, autori di rapina ai danni di un'oreficeria di Maddaloni, poi tutti catturati dagli stessi carabinieri. All'iniziativa erano presenti i familiari dell'eroe, il generale Carmine Adinolfi, il generale Losardo, il sindaco di Capaccio Pestum Franco Palumbo e tantissime autorità militari e religiose. Quanto sono importanti questi momenti sia per l'arma che per i cittadini? Per noi sono importantissimi, si ripetono abbastanza di frequente per me e si ripetono di frequente sul territorio. Questo significa che sono tante le vittime e i caduti dell'Arma dei Carabinieri e non soltanto i caduti storici, diciamo così, che pure ce ne sono e sono ancora ricordati, ma anche quelli di questi giorni, di 4 anni fa, come Tiziano Della Ratta. Ecco, io credo che siano importanti anche per i cittadini, perché è in qualche modo constatare come c'è chi per il servizio, per la tutela della collettività, delle comunità, si spende ogni giorno e magari si spende anche a rischio della vita. Sono testimonianze concrete che questo è un rischio immanente che i carabinieri, così come altri servitori dello Stato, corrono consapevolmente. Una sua opinione su questo territorio, il Cilento, lo conosceva, lo ha visitato? Beh, chi non l'ha visitato, in particolare Pestum, io penso che non ci sia italiano, sono tantissimi gli stranieri che lo visitano, va bene? È una testimonianza altissima di antica civiltà e quindi sicuramente il Cilento è una terra di civiltà, una terra nella quale tantissime belle cose si fanno e possono ancora essere fatte. Noi siamo vicini anche a queste comunità, le vogliamo sostenere, vogliamo continuare in questo sostegno ed essere qui per questo è una gioia.